Allora, ciao a tutti, ci sarà da divertirsi perché oggi devo partire dalla Slovenia per tornare in Italia, ma a quanto pare si è rotta la macchina e sarà una crisi perché oggi è martedì, il pezzo per la macchina arriverà venerdì e verrà montato sabato, quindi partirò domenica per tornare in Italia. E non va affatto bene perché era previsto di tornare oggi. Quindi saranno tipo giorni totalmente pieni di sfasi esistenziali. Però non importa, quindi io vi saluto, un grosso bacio e penso che farà parte di qualche vlog di questi giorni di pura depressione. Quindi ciao a tutti. Me le sento adoro queste cose del bosco. Questo l'ho fatto una volta qua, meno anni fa. Così arrivi lì in fondo e vedi tutta un'altra parte poi. Il clima sì, però diciamo quello del castro perché è il clima argentino, cos'è? Phoenix. Da quanti anni hanno questi alberi qua? Ma guarda come sono grossi, da dove arrivano. Legno. Io poi per Babi andavo a raccogliere questi, no? Vedi che sono grossi e sono sempre vicino all'altro, vedi come fanno i tronchi, no? Allora mi inchinavo, boh, così e prendere lì, poi vedi sono un po' sporsi, no? E sotto vedi cosa c'è. Hai visto cosa c'è sotto? Le ortiche. Oh, sono scivolata, sono caduta a mezzo alle ortiche, che anche queste non scherzano, vedi sono alte 1 metro, no? E sono caduta lì, avevo circa 8-9 anni. Oh, sono uscita fuori. Tutta con le bolle, sai? Sembra che mi hanno. Senti cos'è? Che sono i boschi verri. Io ero totalmente convinta di parlare con la videocamera, poi mi sono accorta di non aver messo il video. Comunque, qua ci sono le caprette e grande Phoenix. Questa strada qui, aspettate, che giriamo, ok? Stavo dicendo, qua ci sono le caprette. Questa strada qui, se la si percorre e si gira a destra, si va verso di qua e in mezzo a questi alberi qua, dietro c'è l'hotel del mio padrino. Invece qua, che c'è questa casa, dietro la casa ci sono delle mucche bianche, totalmente bianche, che tra l'altro io dico sono dei piccoli Phoenix indifesi, però ci sono queste capre che più mi avvicino, queste caprette, più queste caprette qua, più mi avvicino più si allontanano. E Phoenix la guardate male, invece Xina le guarda e ha paura. Non so se riesco a far vedere Xina, comunque Xina è lì con mia madre che sta parlando con una signora con un bambino e Xina ha paura. Tipo come l'hai vista, si è fermata e non si è più mossa. Però queste caprette sono strane perché. Ciao! Perché se ne vanno! Fa scassare. E niente, queste sono. Tra l'altro sono caprette che hanno una pancia enorme, potrebbero farmi concorrenza. Poi vabbè, qui sotto da qualche parte c'è Phoenix. Sì? C'hai paura? Ci sono le caprette? Dove sono le caprette? Niente, Phoenix ha paura. Il bambino mi guarda male perché sono col telefono in mano. E boh, qua ci sono le capre, le mucche. E se vado dal mio padrino in fattoria, dall'altra parte però, ci sono anche i maiali. E forse qualche cavallo, credo. Comunque, boh, ci sono tre capre e va bene così. Quindi niente. Io finisco il giro e spero che presto mia madre mi porti anche a mangiare qualcosa perché volevo mangiarmi una minestrina con le crepe, tanto per cambiare, con una cocta. Adesso vedremo perché mia madre stasera si vuole guardare un'altra partita, che non è quella dell'Italia, dell
è quella che hanno giocato subito dopo l'Italia, che mi pare che sia la Svezia contro qualcuno che non so chi sia perché me l'ha detto mia madre. E mentre mia madre si guarda la partita, io edito qualche video e ne mando qualcuno anche a Fede da editare perché ne ho fatti troppi in questi giorni. Comunque niente, qua ci sono le caprette. E, boh, non lo so, sono un po' stanca oggi perché comunque siamo partiti a mezzogiorno, poi la macchina si è rotta, l'abbiamo portata dal meccanico, siamo tornati su dal mio padrino. Praticamente mia madre mi ha fatto fare le valigie inutilmente e avevo dimenticato qua in hotel, sotto il cuscino in camera, il mio bellissimo pigiama giallo canarino, che Federico odia a morte. E Federico mi fa che lo devo dimenticare, ma invece non l'ho dimenticato. Quindi niente, io sono qua con le caprette che continuano a spostarsi, tra l'altro non so come farlo vedere perché, e boh, vi saluto. Tra l'altro non passa neanche un cane, una macchina, niente, cioè, è un posto tranquillo ma è noioso per una di Torino, però va bene così. No. Qua ci sono le caprette, faccio vedere cosa fa Xina. Vieni Xina, andiamo, c'ho paura, non ci vuole andare. Dai Xina, vieni, andiamo a casa, vieni, andiamo. Cioè, ci tengo a farvi notare che Xina è qua, le caprette. Ora, giusto perché qui siamo senza vista, lì davanti a voi non la casa verde, neanche quella grigina, ma subito dietro e l'altro pezzettino lì è tutta parte dell'hotel del mio padrino. Di qua non si vede bene la vista perché da lì che ci sono i giochi per i bambini si vede bene cosa c'è là sotto. Comunque questa è la vista di qua. E invece dall'altra parte della strada la vista è questa. Non è proprio quella precisa che c'è dall'hotel, perché dall'hotel non si vedono questi alberi qui, però più o meno siamo lì. Non so se riesco a zoomarmela. Comunque è questa vista qua, si vede tutte le casette di quasi montagna praticamente, perché io sono quasi in cima, cioè praticamente è la cima che poi qua sopra sciano è poco più su, quindi potete capire quanto sia lontana. E invece Phoenix, vieni subito qua sotto, aiuto, qua dove ci sono le case pascolano le mucche. Allora, io in pratica mi sono automunita di computer, cavi, cuffie, tra l'altro cuffie ripargate, e mo vado ad editare qualche video mentre mia madre guarda la partita. E boh, cioè, sono stanchissima, tra l'altro male al collo, però adesso mi metto a editare qualche video, tanto qua mi sto annoiando, e domani penso che ne girerò ancora qualcuno, nel mentre manderò l'intro a Fede così la edita lui. Allora, in pratica io sono qui, sto editando, non so se riesco a farvi vedere, comunque sto editando il vlog e mi sono resa conto che nel vlog non ho fatto saluti finali, l'ho fatti nel vlog del meccanico però, e quindi niente, vi saluto, se siete arrivati alla fine vi ringrazio. E se avete qualche critica costruttiva, a parte Melissa che ogni tanto spada un po' l'italiano, se avete qualche qualche critica costruttiva da darmi, sono ben disposta ad accettarle purché siano costruttive. E niente, io vi saluto, finisco di editare il video, un bacio, ciao!